Fu un best seller, non solo in Italia, che tecnicamente non esisteva ancora, ma anche in tutta Europa. Oggi parliamo de Le mie prigioni di Silvio Pellico e io so già cosa stai pensando. Ma come Silvio Pellico? La fortezza dello Spielberg, il risorgimento e tutta quella roba lì? Sì, tutta quella roba lì, ed è dannatamente interessante. Come detto, si tratta di un'opera che ebbe un successo stratosferico in tutta Europa, ma fu anche vittima di un malinteso che dura anche ai nostri giorni. Se noi apriamo questo libro e leggiamo le prime righe, troviamo Pellico che sgombra il terreno da qualunque dubbio. Non è un'opera politica, al contrario, è un'opera religiosa. Pellico aveva avuto un'educazione cristiana come tutti a quell'epoca e poi se ne era allontanato abbracciando le idee liberali e illuministiche che andavano per la maggiore. Poi la catastrofe, l'arresto, l'interrogatorio, il trasferimento nella prigione dei Piombi a Venezia e poi appunto allo Spielberg, carcere duro. E si riavvicina alla fede cristiana. Sotto certi aspetti abbiamo quindi lo stesso percorso di Fyodor Dostoevskij, anche lui viene arrestato, addirittura condannato a morte e per questo finisce davanti al plotone di esecuzione. Graziato dallo zar viene spedito in Siberia, eppure lui si riavvicina alla fede cristiana, quella ortodossa. Ma allora, se Le mie prigioni è un'opera dichiaratamente religiosa, perché viene considerata politica? Proprio perché è un'opera religiosa. Adesso provo a spiegare. Silvio Pellico affronta la catastrofe dell'arresto e della prigionia senza mai scagliarsi contro il governo austriaco o gli austriaci. Mai. Non c'è una sola parola di odio o di risentimento verso il carceriere dello Spielberg, non ha mai un sentimento di vendetta, affronta i lunghi anni di carcere duro, 10 anni, senza mai lasciarsi andare all'odio. La disperazione è ben presente, anche perché la malattia lo assale più volte. Avere un medico non è semplicissimo, anche la richiesta da parte del medico di migliorare la dieta di Silvio Pellico per aiutarlo nella guarigione è tutt'altro che accolta velocemente, ma il suo atteggiamento verso i carcerieri è sempre rispettoso. Forse è qui la forza di quest'opera. Lui in tutti quegli anni di prigionia non ha mai rivestito gli austriaci della comoda veste del nemico. Non si è mai rifugiato nell'ideologia per odiare o disprezzare gli austriaci. Li guarda, li osserva senza mai giudicare, li vede come uomini, esattamente come lo è lui, e non importa se essi lo considerano un italiano, quindi un nemico che attentava alla sicurezza dell'impero austro-ungarico. Qualcuno ha osservato che Le mie prigioni ha avuto successo perché in primo piano Silvio Pellico pone non la politica oppure l'ideologia, bensì indica quale deve essere l'atteggiamento da avere quando si decide comunque di combattere una battaglia giusta come quella per l'indipendenza dell'Italia dall'Austria. Vale a dire stare distanti dalle ideologie che cancellano gli esseri umani per sostituirli con idee che hanno un grande vantaggio. Le idee possono essere schiacciate, sparate, uccise, insomma, nell'illusione che non fai nulla di male perché sono appunto delle idee. In realtà si tratta sempre di persone, di esseri umani. Silvio Pellico probabilmente torna al cristianesimo perché lo considera il mezzo migliore per sfuggire alla tentazione dell'ideologia, che vede lì a portata di mano, ma decide di non usarla. Lui si batte per l'Italia contro l'Austria e per questo viene arrestato, interrogato, imprigionato per anni. Ma un po' come Dostoevskij comprende che la soluzione non è abbracciare l'ideologia per cancellare l'umanità degli austriaci.
bensì puntare l'attenzione proprio sull'umanità e scovarla sempre, sottolinearla sempre, celebrarla sempre, un po' come farà molti anni dopo in un posto lontano, lontano dall'Italia, un uomo chiamato Gandhi. Alla prossima è non per la gloria, ma per il pane.